Ma Mauro, ai nostri incontri del venerdì, perché noi questi incontri li registriamo il venerdì? Non andiamo in diretta, sostanzialmente. Perché io non so come si fa, dovrei <ride> avere qualche piattaforma che non ho, eccetera. Non è che li faccio per sottrarmi alla diretta, assolutamente no. Io faccio le dirette su un altro canale, ma è la persona che si preoccupa di, di organizzarle, quindi registriamo solitamente di venerdì e poi magari lo pubblichiamo di sabato, di domenica. L'ultimo l'abbiamo pubblicato, l'ho pubblicato di domenica. Allora, il precedente video riguardava la eh, cosmologia e abbiamo fatto la prima parte, quindi questa sarebbe, e eh, anzi non sarebbe, la seconda parte. Mi pare che ci sia stato pure qualche commento, esatto. eh, magari a cui tu poi darai risposta, esatto. ma intanto riprendiamo un po' il filo del discorso. Eh, la domanda con la quale magari è il caso di iniziare è ma... Esiste qualche documento del Magistero della Chiesa che possiamo definire solenne, dogmatico, in campo cosmologico. Cioè, qual è la posizione della Chiesa, del Magistero, su, questa, su questo tema della cosmologia? Allora, intanto caro Elio, saluto anch'io te e tutti quelli che vedranno questo, questo video. Allora rispondo immediatamente dicendo in realtà sì, però la risposta va precisata, anche qua bisogna evitare degli equivoci. Esiste una, esistono una serie di linee guida, di principi diciamo dogmatici che non riguardano una ipotesi o teoria scientifica cosmologica in sé bensì che riguardano alcuni presupposti filosofico-teologici della cosmologia, come dire che la Chiesa ha definito, e adesso cercheremo anche di esporre quali siano, le modalità corrette di approccio allo studio dell'universo, indipendentemente da quale sia l'ipotesi scientifica che uno scienziato abbraccia, adotta in quello specifico momento eh, per cercare di spiegare l'universo nel suo complesso, o se lo riteniamo la porzione di universo che è sotto il nostro, la nostra... Osservazione il nostro dominio, ci sono appunto dei presupposti. Queste linee guida sono state in, mh, formalizzate nel corso del tempo, nel corso dei secoli, non ultimo nella costituzione dogmatica intitolata Dei Filius del Concilio Vaticano I. Siamo nel 1869 e nel 1870 e io vorrei adesso qua leggere un estratto dal quale poi ricavare questi principi guida. Costituzione dogmatica dei filius, se qualcuno non... Prima di leggere, prima di leggere, io ti rifaccio di nuovo la domanda, sicuramente te l'ho fatta anche nei video precedenti, ma torno a fartela. Perché questi argomenti dovrebbero essere importanti, fondamentali per un cattolico? Cioè cosa gli interessa un cattolico di cosmologia, di questi argomenti, perché dovrebbe essere interessato? Perché dovrebbe avvicinarsi? Perché dovrebbe essere consapevole di queste cose? Qual è la ragione di fondo? Perché e poi, beh, leggiamo, leggiamo e leggi, anzi, questa... Perché in realtà Elia, ma in parte rispondo subito, in parte cercherò di sviluppare questa risposta nel corso del video, nel video di oggi. Perché lo studio del mondo, lo studio di questo oggetto grandioso che è il mondo, ci conduce inevitabilmente a qualcosa che va oltre il mondo, che è Dio. Quindi per noi cattolici è importante anche che la lettura scientifica porti il nostro intelletto a Dio, vicino a Dio. Attenzione, non ci può portare alla fede, perché la fede è una cosa che va oltre la ragione, è un dono che a ognuno di noi viene offer offerto e che poi sta all'individuo saper cogliere, saper accettare. Certo che però se noi leggiamo l'universo, leggiamo tutta la natura, leggiamo le leggi che governano la natura, studiamo un manuale di biologia, studiamo il DNA, studiamo la genetica, studiamo come è formata una cellula, vediamo che al fondo di tutto, di tutto il creato, c'è un'intelligenza che non può non rivelare un disegno, una progettualità che inevitabilmente rimanda, rimanda un'oltre. Quindi per il cattolico la scienza, attenzione, non è indispensabile alla salvezza. Perché per noi indispensabile è la fede, è la rivelazione. Ma onde evitare, come dicevamo nel corso degli scorsi incontri, che la nostra fede venga scambiata per fideismo, dobbiamo anche proporre quelli che sono, alla mente del fedele, che ha una certa intelligenza, degli argomenti di credibilità, degli argomenti di credibilità. Perché è chiaro che noi di Dio possiamo, anche, possiamo parlare chiedo scusa, anche dal punto di vista razionale, non solo dal punto di vista della fede, dell'anima pure. Possiamo parlare anche della morale, della legge naturale dal punto di vista razionale, non solo della fede. Quindi ritengo che fra le varie scienze. La biologia e la cosmologia, dico anche la biologia, lo studio della vita, che è veramente incredibile, quindi l'immensamente grande che è l'universo e l'immensamente piccolo, ci conducono inevitabilmente a un oltremondo. Quindi, questa è una parte di, di risposta che mi sento di dare subito, giusto per evitare di dimenticare di affrontarla. Poi, via via, nel corso di, questa, di questo incontro, vorrei svilupparla ancora di più. Ma, torniamo alla citazione. Allora, siamo. Nel con Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica dei filius. Se qualcuno non confessa che Dio ha prodotto dal nulla il mondo e tutte le cose che esso contiene, spirituali e materiali, nella totalità della loro sostanza, o se dice che Dio le ha create non con una volontà libera da ogni necessità, ma tanto necessariamente quanto necessariamente ama se stesso, o, se nega che il mondo sia stato creato per la gloria di Dio, sia anatema. Quindi scomunica, scomunica, non è un, una, una sanzione da nulla, si sta parlando proprio di anatema. Da questa citazione, noi traiamo alcuni principi fondamentali di approccio alla cosmologia, approccio di tipo cattolico. Innanzitutto, Dio è l'unico principio di tutte le cose. L'abbiamo già detto nel corso dei molteplici incontri fatti che nessun ente contingente ha la ragione di se stesso in se stesso, quindi la ragione sufficiente di se stesso in se stesso. Ogni ente ha la ragione del suo proprio essere, possiamo anche dire semplificando. Che filosofia cosa si intende, Mauro? Filosofia? No, cosa si intende per ente? Cos'è un ente? È un qualcosa che ha l'essere, è un qualcosa che ha l'essere, è, è un qualcosa di essente avente l'essere, avente l'essere non solo dal punto di vista logico, ma anche dal punto di vista ontologico, cioè che non esiste soltanto nel, nel pensiero. Ne allora, dicevamo che se noi indaghiamo gli enti che ci si presentano nel mondo, nessun ente esiste in maniera necessaria, ma rivela la propria contingenza, cioè il fatto che è, ma potrebbe benissimo non essere. Solo Dio ci insegna la teologia scolastica è a sé, cioè si parla di seità, cioè ha la ragione di se stesso in se stesso, è causa sui, causa di se stesso, mentre tutto il resto è ab aglio, cioè ha la ragione del proprio essere da altro, ab aglio, da altro. Quindi ovviamente io esisto perché ci sono stati i miei genitori, i miei genitori sono esistiti perché ci sono stati i miei nonni, eccetera, eccetera. Ma andando al fondo delle cose, la vita stessa deve avere una ragione d'essere, la ragione d'essere non posso rinvenirla nella materia inerte, quindi perché nemo dat quod non abet, nessuno dà quello che non ha, dal meno non viene il più, è un principio fondamentale, la causa deve avere almeno altrettanta perfezione dell'effetto e quindi mi ci vuole una ragione sufficiente anche che mi spieghi l'esistenza della vita. Quindi, questo è il primo punto. Dio è l'unico creatore, l'unico principio di tutte le cose. Secondo principio, Dio crea dal nulla. E questo creare, che noi abbiamo detto essere fra virgolette, sempre ricordo, un passaggio dal non essere all'essere, richiede una potenza infinita, una onnipotenza. Difatti, noi diciamo che Dio è onnipotente: nel senso che non si tratta di eseguire una trasformazione, non si tratta di eseguire. Una formazione dove c'è comunque un materiale preesistente, l'artigiano prende il legno, produce il tavolo. Noi qui stiamo parlando di qualcosa che non esiste, affatto in toto e che ad un certo punto viene fatto essere. Ora, tra non essere ed essere c'è un salto ontologico infinito che non può essere colmato se non da un ente infinito che è Dio. Per esempio, ci si chiede in teologia, ci si chiede la risposta è evidente. Può l'uomo creare? Assolutamente no. Può il demone creare? Assolutamente no. Può un angelo creare? Assolutamente no. San Tommaso si chiede: potrebbe Dio delegare un angelo a creare qualcosa? No, perché l'onnipotenza è prorogativa di Dio, solo Dio può creare. Quindi questo è un altro punto importante. Addirittura, qua stiamo parlando della creazione del mondo, quindi non solo dei viventi che sono nel mondo, degli enti, ma del mondo in sé stesso. Perciò capiamo che ancora una volta c'è una differenza fondamentale, lo avevamo già detto, ma lo, rib lo ribadiamo eh, per maggior chiarezza, con quelli che sono i miti cosmogonici di varie civiltà antiche, dove c'è la divinità di Turno mh, che crea a partire da una materia che già preesiste, no? il famoso Ordo Abcaos, che poi è stato utilizzato anche in altri, in altri settori, cioè. Fare l'ordine dal caos, ma questo caos preesiste comunque, preesiste, è eterno. Il demiurgo di Platone, oppure i miti cosmogonici di civiltà antiche, dove gli stessi dei, alla fine, hanno un'origine anch'essi e non sono eterni anch'essi. Addirittura, in alcuni casi, vengono essi stessi dal caos. Dal caos. Terzo principio: Dio crea liberamente. Quindi noi non sosteniamo come cattolici nessuna teoria dell'emanazionismo, ovvero sia che da Dio tramite la processione, mi vengono in, in, in mente filosofi antichi, Proclo e molti altri, c'è una processione necessaria no? o plotino dal, dal divino per sovrabbondanza di un mondo, poi ci sono eh, gli uomini, gli altri enti, gli angeli, in alcuni casi gli eoni, eccetera, eccetera. Ecco, assolutamente no. Il, cattolice il cattolicesimo non abbraccia niente di tutto questo. Dio non crea per acquisire o aumentare la propria perfezione, non esiste. Dio è perfetto, è sommamente perfetto, non ha bisogno di acquisire mm, maggior perfezione, è la perfezione, è la perfezione con la P maiuscola, è la bellezza, è la bontà, è la giustizia. Allora distinguiamo in teologia quelle che sono le operazioni ad intra. Dalle operazioni ad extra del divino. So che possono sembrare concetti complessi, ma noi cerchiamo di semplificarli per quanto si può. Le operazioni ad intra di Dio riguardano la vita intima di Dio stesso, per esempio, e sono eterne, sono eterne, coeterne a Dio. Sono Dio, ehm, per esempio, la generazione del figlio dal padre è un'operazione un fra virgolette è eh? un'operazione perché comunque a noi viene in mente un qualcosa di un passaggio niente tutto questo è la natura stessa di dio è la natura stessa di dio l'aspirazione che poi è la, la, lo spirito santo dal padre dal figlio per il rapporto di amore del padre e del figlio queste sono le operazioni ad intra che riguardano la vita intima di dio uno dice come le conosciamo come posso io pretendere di parlare della vita intima di dio perché è nostro Signore che ce le ha rivelate. Perché questa è rivelazione, non ci sarei mai potuto arrivare con la ragione. Ma come potrei con la ragione io parlare di Dio uno e Trino? Come potrei? Cioè la ragione mi dice no, Dio o è uno e trino. La rivelazione invece mi fa capire che Dio è uno e trino. Nel contempo, è il Dio uno e Trino. Queste sono le operazioni ad intra che differiscono dalle operazioni ad extra, che invece non sono eterne, come ad esempio la creazio ex nihilo. Da questo punto di vista, anche quando si parla di origine, di nascita dell'universo, noi dobbiamo be stare bene attenti ai termini che, che utilizziamo. Noi non facciamo qualcosa di corretto quando diciamo che l'universo nasce nel tempo e nello spazio nel senso come se tempo e spazio fossero un qualcosa di assoluto che preesistono. L'universo, la materia, comunque la si intenda nel suo stato primordiale, primordiale, nasce con il tempo e con lo spazio. Quindi spazio, tempo e materia hanno avuto un'origine comune. Pertanto non ha senso, Sant'Agostino si arrabbiamo a morte con chi gli faceva questa domanda, non ha senso la domanda ma cosa faceva Dio prima di creare il mondo? Non c'è un prima rispetto al mondo, rispetto al tempo, c'è l'eternità, che è dimensione totalmente altra da quella della temporalità. Cioè nell'eternità, nella vita intima di Dio, non c'è il movimento, non c'è la successione, il prima, l'adesso e il dopo. È nella dimensione del tempo che esiste. È dico una cosa, Elia, dico una cosa. Anche se noi ammettessimo, ipotesi? ipotesi, che l'universo sia eterno, non sarebbe lo stesso l'eternità di Dio. Perché? Perché certo. comunque ci sarebbe lo stesso una successione, ci sarebbe un movimento. Sarebbe comunque il tempo e lo spazio, ugualmente. Eh sì, eh sì, eh sì. Eh sì. No, allora... è molto importante questa precisazione. Cioè, non è che Dio ha creato quando già esisteva il tempo e lo spazio. Certo. Eh, perché altrimenti non avrebbe in qualche modo creato da nulla. O... Esatto. Eh, quindi... Certo, quindi non, non è preesistente il tempo e lo spazio alla creazione. Esatto. Perfetto. In principio creò Dio il cielo e la terra. In principio c'è il tempo, ci sono il cielo e la terra, tutti creati assieme, non nella forma, abbiamo già detto che poi c'è l'opera di modellamento, per carità, eccetera, questo lo sappiamo, ma tempo e spazio nascono con la materia al momento della creazione. Qualunque sia l'ipotesi scientifica che noi utilizziamo. Per, ehm, per parlare dell'universo nel, nel suo complesso. Io invece vorrei presentare due esempi su autori che si studiano nelle scuole, quindi in sostanza chiunque abbia studiato anche solo alle scuole superiori eh, filosofia, in realtà meglio Elia, come dicevamo prima del nostro video, storia della filosofia, perché molto spesso oggi nelle scuole non si fa filosofia, si fa storia della filosofia che è ridotta a storia delle opinioni. Questo ha detto A, l'altro ha detto B, scegliete quello che vi pare. Alla fine, cioè, semplificando, semplificando, diventa qualcosa del genere. Che hanno detto qualcosa di. Se alcuni filosofi sono spinti più di altri. Sì, 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 certo, eh. certo, certo. Ecco, due autori che sostengono una tesi completamente diversa da quella che abbiamo detto, e sono Spinoza, autore universalmente noto, e naturalmente Kant, anche questo autore universalmente noto. E stiamo parlando del giovane Kant. A, detto de a detta di questi due autori, Dio invece crea necessariamente, non liberamente, crea necessariamente il mondo. E il mondo creato da Dio deve essere eterno, eterno post, nel, nel caso di Kant, perché c'è stata una creazione, c'è stato un inizio, ma durerà per l'eternità. Nel caso di Spinoza, eterno ante e post, nel senso sia nell'anteriorità nell che nella posteriorità nel senso che non c'è stata mai un'origine dell'universo vero e proprio è un eterno prima e un eterno dopo tra virgolette prima e dopo perché l'eterno è qualcosa che si distingue sia dal prima che dal dopo qual è la motivazione? ecco è questo che mi interessa la motivazione che presentano questi due autori sono due autori che possiamo considerare moderni eh, per cui noi non stiamo neanche parlando dei primi secoli dopo Cristo parliamo di, di autori moderni dicono che se Dio non creasse un mondo infinito ed eterno sarebbe un controsenso. Perché sarebbe un controsenso? Perché Dio lascerebbe inespressa una parte della sua onnipotenza. Quindi dicono, se Dio è onnipotente, o crea un universo che è confacente a questa onnipotenza, che è confacente, oppure significa che ha creato solo una parte. Ha creato, chiedo scusa, ha dato espressione solo a una parte della sua onnipotenza e l'altra l'ha tenuta inutilmente per sé. Uno disse: ma no, ma non possono dire cose del genere. Eh, andiamo a leggere invece quello che dicono questi autori. Prendiamo Kant 1755, è un'opera disponibile anche in lingua italiana, si chiama Storia generale della natura e Teoria del Cielo. Dice: sarebbe insensato, insensato, eh tirare in causa la divinità per farla agire soltanto con una parte della sua potenza creatrice, costringendo la sua inesauribile ricchezza di natura e di mondi a un ossio eterno, un ossio eterno. Trascorreranno milioni e milioni di secoli, nell'arco dei quali si formeranno uno dopo l'altro, a distanze enormi dal centro della natura, nuovi mondi e ordini di mondi, che raggiungeranno via via la loro perfezione. La creazione ha bisogno niente meno che di un'eternità per popolare di infiniti e innumerevoli mondi l'intera estensione sconfinata di spazi senza fine. La creazione è incessantemente occupata a erigere nuove formazioni nelle zone celesti o a rimpiazzare vantaggiosamente quelle scomparse. Quindi Dio... Che è di potenza infinita e onnipotente, deve dar vita a un universo infinito nel tempo e nello spazio e in continuo fermento, per così dire. Quindi questa è la tesi, la tesi di Kant. Dopo vedremo anche la critica. Le implicazioni di questo pensiero quali sono, Mauro? Beh, le, implicazioni... le implicazioni di questo pensiero di Kant: eh, 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 l'implicazione è che io lego Dio alla sua manifestazione negli effetti materiali, cioè Dio è legato alla sua stessa creatura. Nel senso che o oh Dio smanifesta... dalla sua stessa creatura. Eh beh sì, in un certo senso sì, perché se no dice... Vuol dire che Dio si darebbe a un ozio eterno. Ma dire che Dio si dà a un ozio eterno, a così un riposo immeritato eterno, non ha nessun senso. Per cui Dio onnipotente alla fine è costretto a creare un mondo eterno di infinito. Quindi senza, senza la creazione, secondo Kant, Dio non è perfetto. Sarebbe un Dio ozioso, lui lo scrive, Io, lui lo scrive, lui lo scrive, lo scrive tanto per far capire che non è un'interpretazione data dal sottoscritto, costringendo la sua inesauribile ricchezza di natura e di mondi a un ozio eterno, a un sì. ozio eterno, a un eterno. E Spinoza nella sua etica dimostrata con metodo geometrico scrive dalla somma potenza di Dio, ossio, ossia dalla sua infinita natura. Sono fluite necessariamente o sempre seguono con la stessa necessità, in infiniti modi, infinite cose. Per la qual cosa l'onipotenza di Dio è stata in atto dall'eternità e resterà per l'eternità nella stessa attualità. Quindi anche questo è un pensiero chiaro. Allora, critiche, facciamo un po' di critiche, facciamo un po' di critiche. Io, come appena detto, non posso vincolare Dio alla manifestazione dei suoi attributi, della sua onipotenza negli effetti materiali. Perché alla fine vuol dire che io lego Dio alla materia, cioè lego Dio al mondo in maniera quasi intima. In maniera quasi intima. Poi ricordiamo anche che, secoli prima che questi autori parlassero, San Tommaso d'Aquino si era posto il problema, si era posto questo problema in termini diversi, ovviamente, da Kant e da Spinoza, che non poteva conoscere visto che sono venuti secoli dopo. E comunque un'obiezione del genere se la pone anche lui, perché lui fa. La, insomma, la, la, la tesi a favore, contro e poi risolve le varie, le varie obiezioni. In maniera geniale, Tommaso d'Aquino distingue quella che è la potenza passiva dalla potenza attiva e questo riguarda anche Dio. Dice: La potenza attiva significa il poter essere causa di qualcosa di non ancora attuato ma senza che la perfezione della causa ne risenta cioè qualcosa di non ancora attuato che però se non viene attuato non tange minimamente la perfe perfezione della gente poi farò anche un esempio semplicissimo, semplicissimo. Ah, certo. dalla potenza passiva quindi questa era la potenza passiva che, la potenza attiva chiedo scusa la potenza passiva significa la capacità di acquisire una perfezione che prima non si aveva e che quindi diciamo ci rende più perfetti Ovviamente la potenza passiva è assolutamente eh, assente da Dio, perché altrimenti Dio non sarebbe Dio, mentre la potenza attiva lo riguarda e come se lo riguarda. Per fare un esempio terra a terra, senza neanche tirare in ballo la teologia, prendiamo per quanto riguarda la potenza attiva l'esempio di un matematico. Io sono un matematico, conosco la matematica alla perfezione, la domino, però decido per mia volontà... Non lo so, non ne ho il tempo, non mi interessa. Di non pubblicare nessun manuale di matematica. Non scrivo nessun libro. Però ho la scienza matematica perfetta. Forse questo tange la perfezione della mia scienza il fatto che non l'abbia espressa? No, mi fa essere meno matematico? No, assolutamente no. Non è che tutti gli scienziati filosofi matematici per forza eh, abbiano dovuto dare manifestazioni materiali della loro sapienza, ci mancherebbe? C'è chi l'ha fatto e c'è chi non l'ha fatto. C'è chi non l'ha fatto. Potenza passiva. Io sono uno studente universitario che per qualsiasi motivo deve sostenere un esame di matematica. Era nei miei programmi di studio, magari eh, non sono versato in matematica, mi do da fare un'estate intera, ripetizioni, ore di studio per acquisire la conoscenza dei teoremi che mi servono per passare un esame, calcoli, equazioni. E alla fine di queste ripetizioni, di queste lezioni private, acquisisco una scienza che prima non avevo e che mi rende, tra virgolette, un po' più perfetto di prima: nel senso che avere una conoscenza che prima non si aveva rende più perfetti. Sta parlando ovviamente di una conoscenza assolutamente lecita, una conoscenza in questo caso scientifica. Ecco spiegato con un esempio molto semplice la differenza tra potenza attiva e potenza passiva. Quindi Dio, Dio. Anche se ha creato un mondo limitato nel tempo e nello spazio, eh, non risente minimamente della sua, della sua perfezione. Eh, ma a questo punto, però, Mauro, scusa la domanda: se la creazione del mondo da parte di Dio è libera, quindi se non è, se non è costretto a creare, allora perché l'ha creato questo universo? Per quale ragione? Oltretutto sapendo già come sarebbe andata a finire con, con l'uomo in particolare, no? Peccato originale, eccetera, eccetera. Quindi perché allora, se Dio è libero o meno di creare, non ha questa necessità, come sostengono eh, Kant e, e Spinoza? E, e allora la, la domanda veramente qua è spontanea, cioè perché allora Dio ha creato il mondo? Ecco qua prendiamo anche le mosse da quello che è il tra, tra virgolette paradosso dello scandalo del male no? che potremo anche approfondire compiutamente in uno dei prossimi incontri cioè se Dio è un essere sommamente buono perfetto perché esiste il male ma questa è un'altra questione giustamente giustamente la domanda la domanda ci sta. Allora, nell'ottica nell di questi autori citati, Cante e Spinoza, il problema non si pone. Eh, Dio doveva creare necessariamente. C'è stato il male, vabbè, amen. C'è il male, eh, ma non c'era scelta. Non c'era scelta. Io ritengo che la spiegazione diciamo, migliore possibile di questo quesito fondamentale sia stata data dal teologo domenicano. Non è una sua invenzione, eh, sia chiara, però lui l'ha sistematizzata in un'opera anche eh, novecentesca, novecentesca, padre Antonio Royo Marin. Grande teologo domenicano, fra l'altro scomparso nel 2005, che nel suo volume intitolato, Io lo consiglio perché è in alcune parti è complesso, però anche spiega la differenza fra concetti come quello di prodigio e miracolo, come non farsi ingannare dai prodigi demoniaci rispetto ai miracoli, è, è importantissimo. Teologia della perfezione cristiana, 1965, ci spiega il teologo domenicano che Dio crea unicamente per amore. Dio crea per amore, perché Dio è bontà assoluta e la bontà per sua stessa natura tende a diffondersi. Facciamo un esempio con una persona buona. Io non sì. so se tu Elia nella tua vita abbia avuto la fortuna, perché è una fortuna, di incontrare una persona veramente buona. Il buono non rimane mai chiuso in se stesso, cerca di è prodigarsi fortuna, per la fortuna di incontrare tante di persone. Ottimo. Non rimane mai chiuso in se stesso, cerca sempre di prodigarsi per gli altri anche diciamo se non richiesto il buono non rimane chiuso in sé vogliamo allora che noi, noi che la bontà assoluta che il bene assoluto rimanga chiuso in se stesso e attenzione non è che stiamo vincolando la bontà a una manifestazione esteriore è semplicemente che nella sua bontà Dio stesso ha scelto di um, come dire di, di diffondere la sua stessa bontà eh, comunicando, comunicando l'essere anche a delle creature che potevano benissimo non essere. Lui scrive: stiamo parlando di Royo Marin, Dio, infinitamente beato in se stesso, non ha bisogno delle creature. È vero, non ha bisogno delle creature, del mondo, non ha bisogno, ma Dio è amore e l'amore per sua natura è comunicativo. Dio è il bene infinito e il bene tende a diffondersi. Bonum est diffusivum sui. Dio volle, attenzione alla parola, volle, eh? Vole, volle, volle. C'è una volontà, eh, un'intenzione. Eh sì, eh sì. volle comunicare le sue infinite perfezioni alle creature per la sua gloria estrinseca, cioè affinché è talmente buono che voleva che altre creature, ha voluto che altre creature partecipassero, per così dire, mirando, eh, ammirandola, della sua stessa perfezione, della sua stessa gloria. Difatti i salmi ci dicono, i cieli narrano la gloria di Dio. E l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, quindi per la sua gloria estrinseca, ha voluto che altri partecipassero della contemplazione di questa perfezione. Questo non vale ovviamente in una visione pagana, in una visione pagana, perché se io prendo come esempio, visto che ne abbiamo parlato anche oggi prima dell'inizio dell del nostro incontro, Aristotele, Aristotele aveva un intelletto sommo, davvero? Eh? Anzi, se c'è una persona, se c'è un autore che pur pagano ha cercato di veramente indagare la verità di indagare la verità questo è stato è stato Aristotele ma pur nella sua intelligenza non arriva mai al dio della fede perché gli manca la fede allora il dio di Aristotele è intelletto è intelligenza è intelligenza è sommo intelletto è il motore immobile che non sì. ha mutamento che è perfetto che è infinito è un dio sommamente beato Aristotele dice è pensiero di pensiero perché perché da tutta l'eternità Vive una vita eternamente beata perché contempla la cosa più perfetta che ci sia, cioè se stesso, cioè se stesso, la miglior vita possibile, eppure, eppure, non esce da se stesso, fra virgolette, e non ha nessun interesse per l'uomo. Non c'è la provvidenza, non c'è la provvidenza rivolta ai singoli, come c'è, diciamo, nel, nel cristianesimo. Quindi questa è, è, è la risposta che mi sarei sentito dire. Ecco, Mauro, ma eh, nel, nel dibattito relativo alla questione della, della, della creazione del mondo, questa, cioè la creazione del mondo è un articolo di fede o no? In sostanza, eh, questa è una, è una domanda interessantissima, anche perché nella stessa storia della teologia cattolica. C'è stato un dibattito molto ampio, nel senso che se ne discute, se ne discute. Io proporrò quelle che sono le due grandi linee di pensiero e dirò anche a quale io personalmente mi senta, mi senta di aderire. Allora, distinguiamo innanzitutto Elia la sì. creazione dalla creazione nel tempo. Perché non è la stessa cosa? Perché c'è anche una tesi, che ora presenterò, che si chiama Creazio ab Eterno. Cioè, la creazione del mondo non nel tempo, ma da tutta l'eternità. E io ritengo che si debba anche fare questa distinzione. Ammetto di non conoscere questa distinzione, Benissimo. quindi sono molto interessato ad ascoltarla. Benissimo. È... Benissimo, allora cerchiamo di, di spiegarlo Innanzitutto, prima questione: la creazione in generale è dimostrabile con la ragione, con la scienza? Sì o no? Secondo una linea di pensiero sì, secondo un'altra no? E sono entrambe cattoliche, sia chiaro? Secondo una linea di pensiero, sì, perché partendo dall'esistenza di un Dio onnipotente, la ragione può inferire la dipendenza assoluta della materia dal creatore. Quindi in un certo qual modo la creazione, chiedo scusa, la ragione può arrivare a partire da questo Dio onnipotente a capire, a capire che senza Dio la materia semplicemente non sarebbe, cioè nulla, nickel, proprio zero. Allora, in qualche modo, posso capire che l'origine di tutto ciò che esiste, degli enti, è un um, passaggio, fra virgolette, dal non essere all'essere. Quindi, Dio è anche creatore, è onnipotente, è creatore. Tutto ciò che esiste è, è assolutamente dipendente da Dio, senza Dio non sarebbe, sarebbe nulla. Sarebbe nulla. Da già dire, sarebbe nulla, confondere essere e non essere, Parmenide per dire qua si arrabbierebbe. Ma dobbiamo ovviamente, dobbiamo ovviamente semplificare. Secondo un'altra linea di pensiero, invece, no, Elia non è dimostrabile con la ragione la creazione ed è la linea di San Tommaso d'Aquino perché se noi andiamo a leggere la somma teologica, parte prima, parte prima, questione 46, articolo 2, è intitolato Se sia soltanto un articolo di fede che il mondo abbia avuto un inizio. San Tommaso dice che non è possibile dimostrare la creazione del mondo a partire da se stesso cioè partire dal mondo stesso non è possibile dimostrare la creazione della natura a partire dalla natura perché sto usando anche qua uno strumento che è la ragione naturale che quindi pertiene la natura stessa quello di creazione è un concetto talmente superiore alle forze e alla capacità dell'uomo solo un essere onnipotente può creare da dover essere comunicata all'uomo come verità di fede e di fatto Elia di fatto Elia la creazione ci è stata rivelata come articolo di fede. Ne parla San Paolo, ne parla il Genesi al primissimo versetto dell'Esamerone, primissimo primo capitolo e quindi è un articolo di fede. Anch'io sono convinto di questo, cioè nessun autore pagano è arrivato mai al concetto di creazione. In antichità c'è il principio di conservazione della materia. Mettiamola così. Parmenide, l'essere è e non può non essere, non essere non è e non può essere, punto quello che è è quello che non è non è non ho mai un passaggio dal non essere all'essere Aristotele in tutta la sua intelligenza ci dice l'universo è adesso quello che è sempre stato e che sempre sarà quindi mh, pur con tutta l'intelligenza nessuno degli autori pagani è mai arrivato al concetto di creazione. Abbiamo le cosmogonie, ma come abbiamo detto prima, non sono creazioni, sono formazioni, sono modellamenti, punto. Si ci ferma lì, non si va oltre. Ma ancora più complessa è la questione della creazione nel tempo, perché allora adesso abbiamo affrontato la questione, il quesito se la creazione in generale sia dimostrabile con la ragione oppure no. E abbiamo risposto a... Ci sono due vie. Io aderisco personalmente alla linea di di, di San Tommaso, eh, ma non è che l'altra eh, sia stata condannata, sia oggetto di, di, di scomunica, insomma, se ne discute, se ne discute. Per quanto riguarda la creazione nel tempo, anche lì la questione si fa molto complessa perché lo stesso San Tommaso, non dico adesso in maniera provocatoria, però per mostrare quanto importante sia la fede anche nel campo delle scienze naturali scrive un opuscolo di poche pagine, conoscendo un po' la filosofia di Tommaso, assicuro che si può leggere in maniera um, scorrevole, intitolato De Eternitate Mondi, dell'Eternità del Mondo, dell'Eternità, no origine del tempo, Eternità del Mondo. E lui dice che dal punto di vista della possibilità naturale, della scienza naturale, quindi lasciamo della sola ragione, lasciamo perdere il discorso della fede. Lasciamolo perdere. Possiamo noi sostenere che il mondo sia stato creato, ma non con il tempo, cioè che abbia avuto un inizio, non lo so, un miliardo, tre miliardi di anni fa, tredici miliardi, un milione di anni fa, sei miliardi fa, ma che sia stato creato da tutta l'eternità? Oddice: ma com'è? O creazione o eternità? Sono due cose che si contraddicono: no, 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 Tommaso dice niente affatto dal punto di vista non della fede della ragione nel rapporto fra causa ed effetto e lui fa un esempio chiarissimo come sempre San Tommaso nel rapporto tra causa ed effetto dal punto di vista della causa deve esserci la priorità ontologica non necessariamente cronologica spiego lui e... fa l'esempio chiarissimo della fiamma e del calore allora, nessuno nel momento in cui, se io avessi qui un accendino, farei la fiamma, no? E dalla fiamma sentirei sprigionarsi il calore. Allora, a me è evidente, è evidente che in quel momento la fiamma è la causa del calore. Tolta la fiamma scompare il calore. Okay? Quindi c'è una priorità ontologica. Se non è la fiamma, non è il calore. Ma c'è anche una priorità cronologica? No, perché nel momento esatto in cui la fiamma è, il calore subito è. Quindi la fiamma dipende ontologicamente da, eh, chiedo scusa, il calore dipende ontologicamente dalla fiamma, ma non c'è una precedenza cronologica. Nel momento in cui io faccio la fiamma, per quanto piccola, subito il calore è. Subito il calore è. Allora San Tommaso dice: se Dio esiste da tutta l'eternità, Dio può essere creatore da tutta l'eternità del mondo. Attenzione: questa della creazio ab eterno dall'eternità. Era una dottrina che circolava secoli prima, secoli prima di San Tommaso. Non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che lo stesso Sant'Agostino ne parli nella città di Dio, ovviamente per condannarla. Attenzione però, Elia, questo a completezza di discorso, questo dal punto di vista della ragione. Ma la ragione illuminata dalla fede, la ragione illuminata dalla fede, ascolta sempre e comunque la rivelazione, la quale ci dice che materia e tempo ebbero un inizio. Quindi io come possibilità naturale, dal punto di vista di solo esperimento mentale, chiamiamolo così, potrei anche parlare della creazione della creazione dall'eternità, però dal punto di vista della fede non sarebbe affatto corretto. La ragione illuminata della fede sa invece che c'è stata una creazione e del tempo e dell'universo. Leggiamo alcuni passi, perché secondo me anche dare degli esempi credo sia fondamentale. Allora, San Paolo, San Paolo lettera agli ebrei 11.3. Per fede noi pensiamo che il mondo sia stato formato dalla parola di Dio, in modo che ciò che si vede non è sorto da cose che già apparivano, per fede, per fede. Antico Testamento, Salmo 54, 54.20. È scritto che Dio è prima dei secoli, mi ascolterai Dio e li umilierà. Egli che è prima dei secoli. Cosa vuol dire? Cioè prima, fra virgolette, del tempo. fra virgolette. Ancora libro della sapienza, 42,21, le magnificenze della sua sapienza, egli ha prestato, egli che è prima di, dei secoli e per tutti i secoli. Salmo 89, Salmo 89, 89, 2, prima che i monti fossero. E fosse creata la terra e il mondo d'eternità in eternità tu esisti, o oh Dio. Fra l'altro, questo è un bellissimo salmo, l'89, che ci spiega anche la differenza fra quello che potremmo chiamare termine fisico moderno: il sistema di riferimento di Dio e dell'uomo, cioè la differenza tra temporalità ed eternità. Mille anni dinanzi ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è già trascorso, e come una veglia notturna e come una veglia notturna. Quindi eh, se volessimo esprimerci in termini totalmente sbagliati, solo a titolo di semplificazione, perché qui quando ci addentriamo in questi, in questi campi è, si sbaglia una parola e è facile anche cadere in errori teologici enormi, però dichiaro già subito che sono termini impropri, così mettiamo le mani avanti. La percezione dei fatti nel tempo una cosa, la percezione nell'eternità è un'altra cosa. Percezione usato, fra virgolette, con tutte le dichiarazioni di irregolarità che abbiamo permesso. Ma andiamo anche al Nuovo Testamento. Abbiamo citato San Paolo, ma citiamo anche le parole di nostro Signore. Nel Vangelo di Giovanni 17:24, poco prima dell'arresto che avrebbe dato via alla passione, nella preghiera rivolta al Padre a favore dei suoi discepoli apostoli, dice, Tu mi hai amato, tu mi hai amato prima ancora della creazione del mondo. Quindi se noi leggiamo bene i salmi, la sapienza, leggiamo bene anche le parole di nostro Signore, le epistole di San Paolo, abbiamo numerosissime tracce, numerosissime tracce non solo della creazione, ma anche della creazione del mondo e del tempo. Eh, a questo punto però c'è anche un'altra domanda, Mauro, sicuramente, è la, è la conseguenza di quanto hai detto. Eh, se la rivelazione ci presenta la creazione del mondo come verità di fede, ci dice qualcosa la rivelazione a proposito della fine? È del certo. Mondo certo. Ce la dice? Ci dice qualcosa? Certo, giustamente, giustamente ancora una volta hai chiamato in causa la, la rivelazione, d'altro canto, Abbiamo detto che si tratta anche di mh, questi incontri, ci sono anche linee di guida mh, per un approccio cosmologico alla questione universo, Quindi è inevitabile che citiamo la rivelazione e le scritture. Ma possiamo anche servirci delle scienze. Possiamo anche servirci delle scienze, che è un po' anche quello che stiamo facendo. Secondo le scritture, il mondo, come ebbe un inizio, avrà una fine. Quindi ha avuto un inizio, come ogni, ogni creatura, uno sviluppo e avrà anche una fine. Iniziamo con una citazione che è tratta dal Salmo 101, 26-28. In principio, o oh Signore, tu fondasti la terra e opera delle tue mani sono i cieli. Essi periranno, ma tu rimani. E tutti come un vestito si logoreranno. E come un mantello li muterai e saranno mutati. Ma tu sei sempre quello. E gli anni tuoi non vengono meno. Quindi, differenza fra il divino che è eterno e il mondo che è una creatura temporalizzata mh, che avrà comunque una fine. e avrà una fine. E avrà una fine. Attenzione anche alle parole di nostro Signore ancora una volta. Marco 13:31. La distinzione fra la creazione fisica e l'immutabilità della verità. I cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ancora, seconda lettera di San Pietro, questa in effetti è affascinante. I cieli passeranno con un gran fracasso e gli elementi saranno sciolti dal calore e la terra e le cose che sono in essa saranno bruciate. Quindi abbiamo, come dire, questa fusione, fusione globale per poi assistere alla rinascita di cieli e terra in nuove forme. In nuove forme. Quindi la rivelazione. Ci dice che l'universo, così come noi lo conosciamo, avrà una fine. Ma al di là della rivelazione stessa, andiamo a leggere anche alcuni teologi. Io qui faccio sempre l'esempio di San Basilio Magno che nelle sue Omelie sull'esamerone, laddove, per esamerone si intendono i sei giorni della creazione, il sergio nella creazione, scrive: Non lasciarti andare all'errore di ritenere il mondo senza principio e senza fine. Quel che ha avuto inizio col tempo è del tutto necessario che abbia una fine nel tempo. Se ha avuto un inizio temporale, non devi dubitare della sua fine. Ora, quello che è incredibile è che la scienza, con il suo linguaggio ovviamente, perché la scienza non parla di creazione, non può parlare di creazione. Diche, dice, confermi, la scienza riesce a confermare, che l'attuale costituzione dell'universo non è eterna. Inoltre, sembra dimostrarci che la freccia del tempo scorra in un'unica direzione, quindi da un inizio verso una fine. Questo lo sappiamo grazie alla termodinamica. Citiamo le due leggi della termodinamica: la legge di conservazione della materia, che è un po' quella a cui eh, anche Parmenide era arrivato, Parmenide, con le sue forze della ragione e l'entropia, quindi la tendenza al degrado, al disordine. Mm. Allora, l'energia, eh, nella sua quantità totale ovviamente si mantiene, si trasforma, eccetera, però attenzione, l'energia non si può trasformare con libertà assoluta da una forma all'altra. La, la natura stessa, noi possiamo dire anche la provvidenza, sembra aver posto un limite, un confine, perché complessivamente vi è una tendenza spontanea al passaggio. Dalla, verso la forma di energia più degradata, disordinata e non più riutilizzabile, che è il calore. Allora, in ogni istante della sua vita, il Sole, il sole eh, trasforma la sua massa in calore, in energia radioattiva. radioattiva. Quindi, eh, il rapporto fra massa ed energia. Quel calore disperso poi non potrà più essere riutilizzato non per formare nuove stelle, è disperso. L'universo quindi tende a passare da uno stato altamente ordinato, quindi l'energia raccolta all'inizio della propria vita, nella forma più ordinata possibile, chi ritiene che sia veridica la teoria del Big Bang, alla fine deve ammettere che il Big Bang sia stato l'evento più ordinato della storia dell'universo dal punto di vista dell'entropia. Dell a uno sempre più disordinato. L'energia totale dell'universo si mantiene costante come quantità totale, primo principio della termodinamica, ma procede verso uno stato di massima degradazione, entropia e la tendenza al disordine. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi estendiamo questo ragionamento all'universo nel suo complesso, è preciso che c'è chi lo contesta. C'è chi lo contesta, però lavoriamo con questa ipotesi. Significa che l'energia utile a compiere un nuovo lavoro, per esempio accendere nuove stelle, sia in costante diminuzione. Quando non vi sarà più energia utile disponibile, si arriverà a quello che i fisici chiamano l'equilibrio termodinamico assoluto, cioè la morte termica dell'universo. Pian piano tutte le galassie scompariranno, le ultime stelle si spegneranno. E l'universo diventerà un cimitero buio, inospitale e assolutamente assolutamente freddo. Allora, qua, piccolo inciso: la scrittura parla di una fine del mondo nel calore, la fisica moderna parla di una fine gelida dell'universo. Quel che accadrà Elia, ovviamente, è un mistero. Così come è un mistero quando ci sarà la fine dei tempi per noi. Quindi il famoso regno dell'Anticristo, gli eventi dell'Apocalisse. A noi non è dato sapere né il giorno né l'ora, non lo sappiamo. E su queste cose se ne parla forse fin troppo, dal mio punto di vista, con cose che non stanno nel cielo, nel Sì, 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 sì. sì, sì, sì. Eh, ma tutti questi argomenti affascinano in particolare, ci si devia pure, si dà forse, forse troppa importanza a queste eh. cose. Comunque, questa è una, mia, è una mia idea. Comunque, dicevi scusa. Ecco, se posso, se posso aggiungere una cosa, secondo la fisica moderna il tempo pare allora irreversibile. Abbiamo parlato della freccia del tempo in una sola direzione, cioè di per sé le leggi fisiche funzionano nel passato come nel presente come nel futuro in maniera uguale, però gli eventi dell'universo nel suo complesso, se stiamo alla visione scientifica naturale attuale, sembrano diretti secondo una certa linearità. In antichità non era sempre così. Anzi, spesso era tutt'altro che così, c'era una concezione ciclica del tempo, andiamo a leggere, ad esempio, la teoria dell'eterno ritorno degli stoici, gli stessi eventi con le stesse persone, con gli stessi accadimenti che si ripetono per tutta l'eternità, per tutta l'eternità. Eh, ma e... questa è anche la new age attuale, non è che parliamo solo degli stoici. No, no, la new age eh sì, però, però... La roba del genere. certo, e io ti dico anche Lia. Ti posso citare l'esempio della Gaia Scienza di Nietzsche, Siamo quindi siamo nel 1882. Nietzsche sembra di leggere Marco Aurelio, in certi versi sembra di leggere gli autori stoici. Lui scrive questa vita come tu ora la vivi e l'hai vissuta dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore, ogni piacere, ogni pensiero e sospiro e ogni indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te e tutte nella stessa sequenza e successione e così pure questo ragno e questo lume di luna tra i rami e così pure questo attimo e io stesso l'eterna clessidra dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa granello di polvere è una prospettiva terribile eh è terribile è terribile anche nella cosmologia moderna, queste sono cose delle quali io mi sono occupato, quindi essendomi occupato molto delle teorie delle ipotesi cosmologiche e delle teorie cosmologiche contemporanee del XX secolo, posso anche dire che nel corso del XX secolo ci sono stati moltissimi cosmologi che hanno proposto una teoria dell'universo ciclico o periodico, quindi cicli di espansione e ricontrazione che vanno avanti per tutta l'eternità. E nei quali non c'è mai un inizio assoluto non c'è mai un inizio assoluto questo tanto in occidente dove alcuni autori lo dicono esplicitamente lì lo fanno per evitare di pensare che al principio di tutto ci sia dio perché se io parlo di un inizio assoluto dell'universo in qualche modo io devo ammettere anche una causa invece se c'è un ciclo allora io qua ripeto ci sono autori nel XX secolo che hanno trovato delle teorie ideato delle teorie alternative al Big Bang che no, no, non sto dicendo che il Big Bang sia necessariamente vero, ma l'hanno fatto per motivi ideologici ammettendo loro stessi che l'altra teoria rivale, in questo caso l'inizio di un universo, l'inizio dell'universo fosse troppo teologico, fosse troppo religioso, fosse troppo religioso. Allora, quando le metr Riesce a convincere Einstein che all'inizio dice, eh, caro, caro Don Lemaitre, lei ha una matematica brillante ma una fisica abominevole, nella sua ipotesi dell'atomo primitivo, Lemaitre diceva, la fisica, i dati astrofisici mi dimostrano che l'universo ha avuto un inizio, Einstein dice, lei è matematicamente brillante ma la sua fisica è abominevole. Perché ricordiamo che Einstein era al fondo uno spinoziano, uno spinoziano convinto, uno spinoziano convinto. Ad un certo punto, questo Einstein deve rendersi conto ed è costretto a dare ragione all'Emaître. Effettivamente lui dice effettivamente, c'è in, in corso una dinamica nell'universo che non è sempre stato così com'è. Ha avuto un inizio e ha uno sviluppo. E per quanto riguarda, c'è un aneddoto, no? lo racconta Lemaître stesso. E che, che chiede ad Einstein, siamo all'inizio degli anni 30, e per quanto riguarda l'atomo primitivo, che è l'inizio dell'universo, no, 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 questo ricorda troppo la creazione. O posso parlare anche della scuola britannica della teoria dello steady state, lo stato stazionario, che è la teoria di Fred Hoyle e di altri autori inglesi, non so se ne avessimo già parlato in altri incontri, comunque lo cito lo stesso. Ehm... Mi pare di no, però potrei sbagliare. Benissimo, allora la teoria dello stato stazionario, per come form formulata da Fred Hoyle, che pure è stato anche uno scrittore di romanzi, di fantascienza, certi romanzi devo anche dire sono parecchio interessanti, ma la cosmologia, insomma, viola un po' di, 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 principi, di principi della natura. Lui dice: Io non posso ammettere che la teoria del Big Bang sia vera perché, perché questo effettivamente è troppo teologico, sa di fondamentalismo religioso. Allora nel 1948 lui dice, è vero, l'universo si sta espandendo, ci sono dei dati, ma si sta espandendo non perché è il frutto di un'esplosione originaria della materia, eccetera, ma perché qua e là nell'universo, in determinate zone, fai conto, e lì a ogni miliardo di anni avviene la creazione di nuove particelle dal nulla, dal nulla, eh? lui dice dal nulla che è come se determinassero una pressione che fa espandere l'universo, quindi un universo eterno, infinito, dove ci sono delle piccole creazioni di materia qua e là. E quando gli fecero notare, ma scusi, la creazione di piccole particelle non, non è contraria alle leggi della fisica, conservazione della materia, dice sì, ma sempre meglio che parlare della creazione della materia in un sol colpo. Quindi, ma queste cose sono vere, basta che uno, che uno, che uno legga In Unione Sovietica, poi non ne parliamo, non ne parliamo. Parlare di Lemaître dal punto di vista politico, ideologico, almeno fino alla morte di Stalin, era assolutamente vietato. Parlare di un inizio dell'universo era assolutamente vietato. Ci sono dei documenti, anche di questo mi sono occupato, nei quali il partito che ogni tanto sotto Stalin faceva delle conferenze periodiche per gli scienziati per ricordare loro quale fosse la linea ideologica corretta. Da adottare nelle scienze faceva presente che bisognava sostenere un universo eterno e infinito. Noi dice, ma c'erano i dati. I dati dovevano essere spiegati anche forzosamente secondo l'ideologia del materialismo, materialismo dialettico. Chiudo la parentesi per far capire anche. Quando... Non è, è molto interessante quanto stai dicendo, compreso voi magari tutto ciò che tu hai scritto di Stalin, eh, del comunismo, eccetera, c'è scritto un libro, magari ti chiederò di farci un video specifico perché è estremamente interessante. Ecco, allora, quello che si capisce è che va bene qualsiasi ipotesi e qualsiasi teoria, l'importante è negare la creazione, da quello che ho capito. E, ma questo con quale finalità? Eh, qual è la finalità? Perché negare la creazione? Perché Elia, se io ammetto che le, ci sia stata la creazione, innanzitutto devo ammettere Dio, devo ammettere Dio, quindi devo dare un certo ordine alla mia vita, e anche, devo anche, è vero anche questo: devo dare un certo ordine alla mia vita, devo capire che l'uomo effettivamente eh, non è il centro dell'essere, non è l'uomo al centro, ma devo ammettere la mia stessa posizione umile fisicamente nell'universo anche dal punto di vista ontologico. Devo cap capire che devo rendere grazie a qualcuno per la mia esistenza e che ne devo anche rispettare le regole. Ora, noi oggi viviamo in un'epoca storica nella quale la scienza, la scienza scientistica, quindi lo scientismo, scienza che è divenuta scientista, è divenuta eh, nemica di Dio e di tutto ciò che ricorda Dio. Il ricordo stesso di Dio deve essere bandito. Per cui va bene una teoria che eh, neghi Dio, neghi qualsiasi rapporto di dipendenza del mondo da una causa superiore, è bene accetta. A me dispiace però quando si dice che eh, l'ideologia nella scienza era una cosa del passato, ma non è vero nulla, ma non è vero nulla, non è vero nulla. Il rapporto fra scienza e ideologia è una cosa più viva che mai, ma non lo vediamo nella bioetica. Dove io. A... Allora, allora scusa, ma scusa, ma Mauro, allora significa voler cancellare dalla mente e dal cuore degli uomini Dio e sostituirlo con qualcos'altro. Ma ascolta Elia, ma se io parlo dell'esistenza di Dio, parlo dell'esistenza di Dio, di regole, di una morale, come posso sostenere l'aborto? Come posso sostenere l'eutanasia? Come posso? Se io metto Dio da parte. e scomparire Dio. Eh beh, eh, sì. Sì. Se io metto Dio da parte, è chiaro che ho una, tra virgolette, libertà di fare quello che voglio e incentro tutto sull'uomo. Difatti ecco una cosa che va denunciata, la trappola dei diritti dell'uomo. Stiamo Perfetto. attenti a sta roba, stiamo Perfetto. molto attenti. Al centro va Dio, non va l'uomo. Le costituzioni, i diritti dell'uomo. Diciamo, allora Elia, lo diciamo per ogni cattolico, non cediamo alla storia dei diritti dell'uomo. Perché c'è una legge naturale conoscibile con la ragione che è la partecipazione della creatura razionale alla legge eterna di Dio. Abbiamo i dieci comandamenti. Abbiamo i dieci comandamenti. I diritti dell'uomo sono una cosa fondata sull'uomo, creazione dell'uomo per l'uomo che può cambiare. Allora sul diritto dell'uomo, l'embrione ha il diritto alla nascita, il diritto alla vita è un diritto dell'uomo. La donna può dire. Sì, ma io ho diritto alla tutela del mio corpo e a farne ciò che voglio. È un diritto dell'uomo anche quello. Non arriviamo da nessuna parte. Stiamo orizzontalizzando, chiedo scusa per il neologismo, tutto. Stiamo guardando la scienza da una prospettiva orizzontale. Noi abbiamo perso la prospettiva verticale di dipendenza. Allora, l'uomo moderno e contemporaneo è un uomo che vuole farsi re a tutti i costi. Non vertice della creazione fisica che poi riconosce che vuole sostituirsi a Dio che vuole sostituire questa è la tentazione diabolica. Sarete come dei sarete come dei. Vi abbiamo dato pieno, pieno corso, pieno corso e sostituire Dio anche con lo Stato. È... certo allora, Giacinto Auriti lo sappiamo, Giacinto Auriti, Elia, lo sappiamo bene, questo diceva giustamente che oggigiorno noi non sentiamo più parlare della differenza fra legge giusta e ingiusta, ma di legge costituzionale e incostituzionale. E di leg legalità leg in generale. Esatto. Basta. Io impugno questa legge perché è incostituzionale. Non Vabbè, perché è ingiusta. <ride> eh, ma è, è, la legge, è, la legge, è la legge che tutela l'aborto. Allora è costituzionale, però è, 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 è buono e finisce lì la storia. Eh, sembra di sì sembra di sì in realtà oggi qualcosa è eh, giusto o sbagliato solo se è incostituzionale ma se rispetta tutte le procedure all'approvazione di una maggioranza viene dichiarata costituzionale di per sé diventa giusta quindi legale equiparato a giusto che è uno proprio è uno proprio un anche razionale certo non solamente alla luce del diritto naturale ma proprio alla, alla luce della, della razionalità ma ci siamo spinti un po' troppo su queste cose. Ma no, eh? in, realtà, in realtà ha a che fare con il nostro non incontro precedente, ma con il primo incontro che facciamo. Cioè, di queste cose, di queste cose bisogna parlare. Bisogna parlare. Allora, il, lo, scienziato, lo scienziato deve essere anche leale e onesto, il cosmologo, e dire: Io con le mie indagini posso arrivare fino ad un certo punto. Lì la mia competenza si ferma. Per andare oltre c'è bisogno di un altro strumento che non è la scienza sperimentale, che è la filosofia, è la ragione, ma non riguarda cose tangibili, sperimentabili. Ma solo un passo, ad esempio, potrebbe rifiutare la transustanziazione perché se io guardo la particola al microscopio non vedo le tracce del corpo di Cristo, che tra l'altro lì significa anche... cioè solo, solo un passo, solo un passo. Sarà, vabbè, quindi con questo video non chiudiamo. Eh... Chiudiamo i due video con della, della, della cosmologia. In sostanza, io invito sempre le persone a rivedersela perché non è che abbiamo parlato per caso di cosmologia, non è che non avevamo niente di cui parlare e abbiamo parlato di cosmologia, ha un suo perché, e perché sono tanti. Io ringrazio Mauro di questa sua disponibilità. Ma Elia, Elia perché c'erano le due domande? Eh, sì, 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 ma lo so, lo so ah, okay, perché me lo sono anche annotato. Ma eh, chiedo a Mauro anche di parlare di. Di, 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 di Stalin, del comunismo, perché stranamente troveremo, troveremo dei parallelismi con quanto sta accadendo anche oggi. Perché noi pensiamo di essere lontani dal comunismo, ma ci siamo con mani e piedi dentro e anche la testa. Questa è la, mia, è la mia opinione, ma la posso argomentare, non adesso, chiaramente. E poi magari di, di parlare, anche tu hai scritto anche un libro su Auriti, argomento quanto mai. Quanto mai attuale, anche quello della sovranità monetaria, di che cos'è la moneta. E, Mauro, io ti chiedo proprio l'impegno anche a fare dei video su questi argomenti, perché sono fondamentali, altrimenti, altrimenti non siamo in grado, l'abbiamo già detto, di leggere questa realtà, non siamo immuni alla manipolazione continua a cui siamo sottoposti. Quindi ti chiedo proprio l'impegno anche a fare dei video su questi argomenti. Sì, mh, se vuoi rispondere alle domande. Eh... Sì, io Elia, io, 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 io però devo anche, devo anche dire una cosa. In realtà eh, vorrei dedicare ancora una o due lezioni a questo tema, al tema della cosmologia. Sai perché? Eh. Per dare anche degli esempi concreti, degli esempi concreti di progettualità nella natura e nell'universo e per cercare anche di affrontare eh, quesiti. quesiti che sembrano, diciamo, in contraddizione con la fede. Ad esempio, uno dei quesiti importanti è l'esistenza di altre forme di vita nell'universo che smentirebbero allora la, la, la fede, eccetera. Se esistesse il multiverso, allora Dio non esiste. Io conosco una persona che anni fa mi confidò che credeva, ma da quando ha conosciuto, non sto scherzando, eh, da quando ha visto un documentario sul multiverso, sugli universi paralleli, sugli universi infiniti, ha detto io non posso più credere dice ma come? Eh perché non esiste solo il nostro universo, ne esistono tanti, allora se il mondo è infinito, è autonomo, ha detto ma, ma stai scherzando? Cioè, e non riusciamo a utilizzare gli strumenti elementari della filosofia che ci fa capire che anche esistessero miliardi di miliardi di miliardi di universi paralleli, comunque al loro fondo devono avere una causa del loro essere, del loro essere quindi io credo sia importante parlare ancora Va bene. un po' di questo. Però ci sono le domande. Ci sì. sono state delle, delle domande. Allora, una la leggo letteralmente. Buongiorno a voi, dice, è un tema molto, molto interessante, certamente non semplice. Si riferisce al primo incontro, quindi la sì. volta scorsa è il primo. Sì. Mi permetto di fare questa domanda. Come dareste una definizione semplice di scienza che includa sia le scienze fisiche che le scienze sociali come ad esempio sociologia, antropologia, psicologia e la filosofia? grazie e cordiali saluti domanda molto complessa eh? non è detto neanche che si possa rispondere in maniera compiuta abbiamo, ne abbiamo parlato anche ne prima. abbiamo parlato molto eh, ne abbiamo parlato esatto anche sulla diversità fra le cosiddette scienze naturali le scienze umane, le scienze sociali ci sarebbero da fare tanti tanti distinguo allora anche qua io permetto che il discorso che farò è totalmente generico e che dovrebbe essere sviluppato. Quindi si possono dare degli input, poi l'invito, come io faccio sul canale della scuola di filosofia di Fornace. L'invito è quello allo spettatore di andare ad approfondire. Quindi a mio avviso, chi guarda questi video non deve necessariamente fidarsi di noi, noi cerchiamo di dare degli spunti nel nostro piccolo poi ognuno li può, li può approfondire. Sulle fonti giuste. Ah sì, certo. certo, eh, certo, certo. E... Leggiamo il Catechismo anche di San Pio X, eh? perché il Catechismo di San Pio X, a parte la morale, eh, nel, com nel commento di Padre Dragone, nel commento di Padre Dragone, lo si può trovare facilmente online, lo si può acquistare, dà anche una... Esemplificazione magnifica di quelle che sono le prove razionali sull'esistenza di Dio. Quindi ci sono dei capitoletti dedicati a chi è Dio, come si dimostra, il rapporto tra ragione e fede. Quindi io al neofita assoluto Elia consiglierei di leggere quello perché c'è anche la cosmologia, paradossalmente c'è anche la cosmologia. Allora affrontiamo la domanda che ci ha fatto questo amico, definizione aristotelica tomista di scienza. Conoscenza certa delle cose, dove per cosa intendiamo un oggetto, un dominio, un contesto, attraverso le loro cause. Esempio di Aristotele: terra-terra materiale. Tutti possiamo vedere un'eclissi di sole, tutti, ma lo scienziato sta a spiegare le cause dell'eclissi di sole. Quindi un conto è il fatto, un conto è la spiegazione. Quindi ci deve essere la spiegazione. La scienza fa uso di un metodo rigoroso che è quello che si chiama metodo scientifico, che a mio avviso però non deve essere ridotto al metodo sperimentale, al metodo delle scienze sperimentali, naturali, fisica, chimica. Significa invece che noi dobbiamo ricorrere all'osservazione di un fenomeno, anche lì sul fenomeno ci sarebbe da fare una grande discussione, all'osservazione o attenzione alla considerazione, alla riflessione su un fenomeno, su un dato, un oggetto. E alla spiegazione coerente di quanto si osserva o si sta considerando. Nel caso delle scienze naturali, ovviamente prendiamo la fisica, poi si può fare riferimento all'esperimento che si dà quella che è la ripetibilità. Ma non dobbiamo ridurre la scienza alla ripetibilità. Certo. Ecco. <coughs> allora abbiamo in questa definizione molto generica, molto generica di scienza, le scienze naturali, le scienze sociali, le scienze umane. Anche la teologia stessa, se ci atteniamo a questa definizione, la teologia stessa è una scienza, perché come avevamo detto nel nostro primo incontro, prende le mosse dalle verità rivelate, che in questo caso fungono da dato, da dominio, da, da dominio di riferimento, e cerca tramite l'indagine razionale di portare alla luce il rivelato virtuale, cioè ciò che è implicito nella rivelazione, ma che deve essere esplicitato. Per farlo si basa sul procedimento della ragione. Allora, a mio avviso, torno a ripetere che non possiamo ritenere decisivo per una scienza la verifica sperimentale o la ripetibilità. Perché non dobbiamo ridurre la scienza a questo? Perché altrimenti escluderemo innanzitutto la teologia dal novero scientifico. Posso io ripetere empiricamente la vita di Nostro Signore o i suoi miracoli? Posso verificare empiricamente i dogmi? No. Non posso farlo. Ma paradossalmente, se riducessimo la definizione di scienza a ciò che è verificabile sperimentalmente, occhio perché escluderemo dal novero delle scienze anche alcune delle scienze naturali, l'astronomia. L'astronomia, ad esempio, è considerata una scienza passiva, nel senso che io, come astronomo, io non sono io un astronomo, però fossi un astronomo non posso fare un esperimento diretto sulla stella, sulla galassia, ma come faccio? Io devo recepire dei dati otticamente e strumentalmente, soprattutto strumentalmente, soprattutto strumentalmente per poi costruire una teoria che spieghi questi dati. Ma non posso fare l'esperimento diretto. Il cosmologo, il cosmologo mica può ricreare in laboratorio l'universo, non può farlo, non può farlo eppure la cosmologia è una scienza Può recepire dei dati e cercare di spiegarli mediante teorie, ipotesi, eccetera. Altrimenti, noi faremmo, eh, se riducessimo la scienza alle scienze esatte, a ciò che è verificabile sperimentalmente, faremmo un po' quello che aveva già fatto Kant, che disse: keine Metaphysik mehr, niente più metafisica. Tanto noi al di là del dominio sensibile non possiamo andare con certezza. Quindi rimaniamo nel sensibile, il resto è ignoto. Ricorderemo, ad esempio, per Kant le famose antinomie sull'universo nel suo complesso, come sull'esistenza di Dio, come, come anche sull'esistenza dell'anima. Mica le prove razionali su Dio e sull'anima appartengono al novero delle scienze esatte, ma allora per questo non sono proprio scienze? Per quanto riguarda la filosofia, allora, la filosofia è tradizionalmente definita, ce lo insegnano a scuola, come l'amore per il sapere, per la sapienza. Benissimo, è accettabile, però il problema è cosa intendiamo con sapienza? Questo è il punto. Allora qua io mi riallaccio ancora una volta a quello che dice San Tommaso, stavolta nella, nella Somma contro i Gentili, e si rifà anche un po' lì al discorso che abbiamo fatto prima. Sapienza è ordinare rettamente le cose. Il sapiente è colui che ordina le cose in maniera retta. La filosofia è una scienza nel senso, nel senso che per ordinare le cose devo conoscerle con metodo. Il sapiente sa ordinare lettamente le cose. Esempio? Prima Dio, poi l'uomo. Che è il sunto un po' del discorso che abbiamo fatto prima. Questa era una domanda. L'altra domanda, domanda, con la quale insomma dopo possiamo, possiamo anche chiudere, è: quale tipo di prova di Dio? Si può fornire in filosofia. Qua si sta parlando di qualità della prova, non di quantità, cioè quante, quante prove esistono, 5, 10, 20, perché nella storia della filosofia ne possiamo tirare in ballo tante. Kant le riduceva a tre, in realtà ce ne sono tantissime. Allora, il tipo di prova che la filosofia può fornire a dimostrazione dell'esistenza di Dio, è ovviamente una prova razionale, non sperimentale. Si procede con quel grande strumento che ci ha dato il Padre Eterno, che, però, non è il fine, è uno strumento che è la ragione dagli effetti alla causa, e argomentazioni a posteriore, le abbiamo chiamate in precedenza. Dal, per la scienza empirica rispetto alla scienza empirica, Dio rimane quello che è il Dio di Isaia, cioè il Deus Absconditus, cioè il Dio nascosto. La sua sapienza è incommensurabile, la sua volontà è imperscrutabile. Non può essere certamente uno strumento umano a pretendere di rinvenire le tracce empiriche di Dio nel mondo. Sarebbe come pretendere, questo è un esempio già fatto pochi minuti fa, di negare la transustanziazione perché al microscopio la particola presenta sempre le stesse sembianze di prima. Che significa non aver capito niente della transustanziazione e della differenza fra sostanze e accidenti, significa non aver capito nulla, 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 nulla. Oppure, come quando alcuni commentatori sovietici, dopo il lancio dello Sputnik nello spazio 1957, abbiamo finalmente le prove che Dio non esiste. E eh, come abbiamo le prove che Dio non esiste, <ride> empiriche? Sì, perché nel cielo non l'abbiamo trovato. Non uno dice, vabbè, ma dai, ma sarà una buttata, nessuno. Eppure, eppure questo è successo, eppure questo è successo. E la ragione umana non può certamente eh, esaurire Dio. Noi possiamo conoscere Dio, ma non possiamo comprenderlo. In teologia la differenza fra conoscere e comprendere è fondamentale. Conoscere Dio significa avere cognizione di alcuni suoi aspetti. Possiamo farlo, certo, c'è la ragione, c'è la rivelazione. Comprenderlo, possiamo comprendere Dio? No. Comprendere significa conoscere una realtà perfettamente per quanto è conoscibile in massimo grado. In questo senso solo Dio comprende se stesso, no? c'è questo comprendere, cioè proprio afferrare, abbracciare. I tedeschi, per parlare del comprendere, usano il termine begreifen. Begreifen vuol dire proprio afferrare, cioè vuol dire che è una roba la prendo così come questo orologio no? e lo faccio mio, è mio, è esaurito lo possego da tutti i punti di vista lo domino scordiamoci una cosa del genere Lemaitre qua, chiamo in ballo ancora una volta perché secondo me ci sono delle citazioni che meritano in una conferenza de dedicata al rapporto fra scienza e religione che si svolse in Belgio nel 1936 evidenziò come Dio rimanga nascosto nel suo agire e in un passaggio di questo suo intervento dice, tutto ciò che è stato fatto è stato fatto da Dio, ma da nessuna parte Dio si è sostituito alla sua creatura. Cioè, Dio agisce nel mondo tramite le cause seconde, le cosiddette cause seconde. L'attività divina è ovunque essenzialmente nascosta. Non si darà mai la possibilità di ridurre Dio a un'ipotesi scientifica. Io non posso chiamare strumentalmente Dio in causa per risolvere i dubbi che la scienza ha, la, le, le lacune. Non posso avere una, una nozione riduzionistica di Dio. Eppure, dice Lemet, lo scienziato credente sa che il mistero, sa che questo enigma dell'universo ha una soluzione. E questo è un grandissimo vantaggio rispetto allo scienziato ateo, perché ci spiega, il cosmologo e il sacerdote belga, l'enigma della natura è stato posto per essere risolto. Questa comp non si dice è risolto in un anno in due, però si sa che è una soluzione. Questa consapevolezza contribuirà a mantenerlo, sta parlando dello scienziato, nel suo sano ottimismo, senza il quale non si può sopportare uno sforzo troppo a lungo. Egli, lo scienziato credente, resta figlio di Dio allorché mette l'occhio al suo microscopio e, nella preghiera del mattino, pone tutta la sua attività sotto la protezione del Padre Celeste. E conclude: fede e ragione senza mescolanza inconveniente, né conflitto immaginario, conflitto immaginario si uniscono così nell'unità dell'attività umana. E qua chiudo la risposta anche al secondo quesito. Bene. È un'ora abbiamo fatto questa volta un po' di più, è un'ora eh sì. e quindi anche l'affrontare il tema che ci eravamo riproposti di affrontare che erano le scuole parentali lo rinviamo magari alla prossima volta avevamo promesso di parlarne anzi io l'avevo promesso però adesso diventerebbe veramente troppo lungo perché insomma è un argomento che richiede ancora un po' di tempo rischieremmo di, di andare oltre certo. e quindi lo rinviamo alla prossima volta io ti ringrazio quindi Mauro la prossima volta noi continuiamo sulla cosmologia e allora io direi la mia proposta la mia proposta è ancora un paio di incontri per sviscerare tutte le questioni e poi passiamo, passiamo ad altro. Perfetto, no, ma non è una questione di, di video, l'importante è, è, è affrontare gli argomenti, non è una questione esatto. di uno o due, non, non è questo, è un falso problema, quindi sono d'accordo, però dopo mi prometti che dopo aver chiuso con la cosmologia parleremo anche del, di Stalin e del comunismo, che è un argomento interessantissimo da capire estremamente attuale, guai a non capire che è un argomento estremamente attuale, e poi l'altro argomento estremamente attuale, magari parleremo anche di Auriti, sì, delle sì. sue teorie, di quello, di, del grande patrimonio che ci ha lasciato, anche quello di grande attualità, eh, e dopo magari vedremo di cos'altro cos parlare ancora, perché tu hai veramente un patrimonio da, 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 da trasferire. Io per oggi ti ringrazio. Se vuoi aggiungere altro, ma altrimenti chiudiamo qua, Mauro. Cosa no, ringrazio, ringrazio te, Elia, per avermi sopportato e ringrazio anche tutto il pubblico per aver sopportato queste lunghe eh, dis discussioni. Dai, speriamo, speriamo che possano essere veramente uno spunto per anche delle riflessioni e degli approfondimenti personali. Io questo lo, me lo auguro vivamente. Ma ah, Guarda, io non lo sopportato affatto perché sono molto molto interessato a questi argomenti, ne sono anche affascinato e soprattutto rinsaldano ancora di più la fede e Dio sa quanto c'è bisogno di questi tempi di rinsaldare ancora di più la fede. Quindi ti ringrazio tutt'altro che sopportarti. Grazie ancora e alla prossima. Alla prossima, saluti.